Cosa leggi? Come molti di voi già sanno, UAR è l'acronimo di Unione degli Atei e Diagnostici Latinalisti, l'associazione di protezione sociale che si propone, diciamo, gli obiettivi e gli scopi di la tutela dei diritti di milioni di cittadini non vedenti in Italia, che promuove la cooperazione sociale e culturale delle concezioni del mondo non religiose e che si pone a difesa del principio di laicità dell'Unione. In questa chiave, di quest'ultimo valore, di quest'ultimo principio, abbiamo organizzato la presentazione del libro di Dottor Nunzi. Direi che Dottor Nunzi è, conoscete tutti, è un giornalista, è scrittore, è scritto dalle cronache con il suo primo saggio di inchiesta che è Vaticano S.p.A. Poi ha scritto un altro bellissimo libro che si intitola Metastasi, che grazie a quel libro ha fatto, diciamo, emergere l'infiltrazione della malattia nel nord Italia, e ora è uscito con questo suo nuovo libro. Di fianco a Dottor Nunzi c'è Mario Salvini, segretario dei Radicali Italiani, abbastanza noto per le sue battaglie. Abbastanza. Può fare di più. Abbastanza noto per le sue battaglie su temi laici, l'8 per 1000, l'ICI alla Chiesa, ecco. E infine, per ultimo, qui passo il microfono, c'è il giornalista Stefano Pellegrini, che oltre ad essere uno dei cofondatori della Cellula Cuscina di Ancona, adesso segretario dell'associazione Radicali Marche, che collabora con noi, diciamo, per la realizzazione di questo evento, di questa presentazione. E gli passo il microfono e, insomma, sarà lui a moderare l'evento. Buonasera a tutti, io sono Stefano Paglierini, mi ha già presentato l'amico Paul, non mi dilungherò più di tanto. Io direi di partire con la presentazione di questo libro, che è appunto Sua Santità, Le carte segrete di Benedetto XVI. Ho trovato il libro estremamente interessante e devo dire che ho avuto l'impressione di poter dividere questo libro in due parti. Una parte dove vengono fuori, una parte che, se vogliamo, umanizza molto il Vaticano, nella parte in cui si parla di alcune, tra virgolette, lotte di potere tra determinate personalità del Vaticano e alcune che lo stesso Nunzi nel suo libro definisce congiure nei confronti di alcune persone.
un libro che umanizza il Vaticano, nel senso che noi siamo abituati a percepire il Vaticano come un blocco monolitico dove tutte le persone vanno e pensano nella stessa direzione. A quanto pare non è esattamente così, e già questa è una grossa rivelazione che Nuzzi fa con il suo libro. La seconda parte, che è forse la parte ancora più sconvolgente, è quella dove si parla di alcune questioni che sono ad esempio quelle in cui il Vaticano entra palesemente, grazie ai dati raccolti dall'autore e dalla sua analisi, entra estremamente in maniera impellente, a gamba tesa, in alcune questioni che riguardano invece per esempio lo Stato italiano, in particolare nel capitolo che si intitola La sacra ingerenza sull'Italia. Allora, io la prima cosa che vorrei chiedere all'autore di questo libro di illustrarci è innanzitutto se è possibile dare una visione di questo libro in questo senso, cioè una parte che tra virgolette umanizza il Vaticano, dall'altra una parte che ce lo rimanda come un blocco che ha sempre quel tipo di atteggiamento nei confronti dello Stato italiano. E poi anche come nasce questo libro, perché fondamentale è l'opportunità che ha avuto l'autore di entrare dentro le stanze del Vaticano. Prego. Sì. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Grazie di essere venuti, siamo in tanti. Ci sono ancora un paio di sedie libere in prima fila, magari se c'è qualche persona che desidera di sedersi. Faccio qui una piccola premessa che non c'entra nulla, ma permetto di farla. Vorrei dedicare questa serata, visto che siamo in tanti, a due persone che oggi sono state vittime della stessa infamia, seppure in posti diversi, che non c'entrano col Vaticano, ma che c'entrano col nostro paese. La prima è una ragazza che si chiama Carmen Pace e fa la vicedessa urbana ed è finita sotto procedimento disciplinare nel suo comune perché non ha fatto passare l'auto di scorta di De Mita, che doveva andare al centro del paese, nella provincia di Avellino, dove si sta tenendo la sagra della profetta. E io voglio dedicarmi a questa serata e al tempo stesso dedico questa serata a un altro ragazzo che fa la Iena, quello del programma, che è stato preso a botte da Barbareschi nel porto di un'isola delle Eolie dopo che gli aveva chiesto qualcosa. Ed è forse la prima volta, io vado a memoria, che un, non dico giornalista, ma comunque un uomo di informazione, perché le Iene comunque fanno emergere tante vicende, viene preso a botte, a calcio, a pugni in faccia da un politico, si dice, da un onorevole, perché tecnicamente non secondo il vocabolario, ma tecnicamente si chiama onorevole. Ecco, questi due ragazzi io non conosco, la mia, non so se vedete perché ancora non mi piace molto, ma la mia simpatia totale, e voglio dedicare questa serata a loro. Detto questo, ringrazio ovviamente gli organizzatori, che si hanno, come dire, fatto anche uno sforzo di diverso tipo per avermi qui stasera, su questa sala, una parte del prezzo del libro che vedremo dopo alla fine dell'incontro verrà dato per le spese di viaggio e di organizzazione di questo nostro. Questo libro nasce, Sua Santità nasce dopo Vaticano Spa, come è stato detto, ed è grazie a Vaticano Spa che io entro in relazione con tutta una serie di persone che all'interno del Vaticano o in relazione con il Vaticano sono, come dire, stanchi di patire certe ipocrisie che non hanno a che vedere con la fede, con la religione, con la Chiesa di tutti, ma
dimenticato qua, in estrema sintesi, un libro che ho scritto nel 2009, che esce nel maggio del 2009, che racconta cosa è accaduto in Vaticano dopo Marcinkus. Noi pensavamo che con lo scandalo della banca abbordato sia di Roberto Carli, l'epoca di Sindona, di Marcinkus, si finisse con l'allontanamento di questo sacerdote nato a Cicero, nella provincia di Chicago. Ecco, col suo allontanamento finisse quell'era di malaffare, secondo quello delle lettere, di cracchio del Banco Prosiano, l'omicidio di Roberto Carli sotto il ponte di Fattinieri a Londra. In realtà Wojtyla, da solo una spolverata, manda via Marcinkus, valorizza il suo segretario generale della banca, che era Monsignor Donato De Bonis, un lucano, e andando via Marcinkus arriva il nuovo presidente, che era un bazzoliano milanese, si chiama Angelo Carogna, e appena andato via Marcinkus, il buon De Bonis, segretario generale della banca, poi prelato, crea una struttura di conti correnti occulti all'interno della banca per riciclare denaro sporco. E questi conti hanno dei nomi che sono degli insulti alla religione cattolica, alla cristianità, perché tutti questi conti sono intestati a fondazioni benefiche inesistenti. E i nomi di queste fondazioni appunto sono raccapriccianti, tipo Fondazione Lotta alla Leucemia, inesistente, Fondazione Aiuto Bambini Poveri, inesistente, Fondazione Madonna di Lourdes, inesistente, fino alla Fondazione Cardinale Francis Fernand, dove copriva il conto di un politico all'epoca importante, sette volte premio, che era Giulio Andreotti. Io chiesi a Giulio Andreotti come mai a questo punto allo Iolo erano transitati qualcosa come 60 milioni di euro in pochi anni con le necessarie rivalutazioni, e la sua assistente mi disse: il presidente non ricorda di aver avuto un conto allo Iolo. Io lì mi piazzai un po' con questa risposta, ma sbagliavo, perché all'epoca era una risposta elegante. Oggi alcuni nostri politici dicono addirittura che le cose capitano con l'insaputa, no? Cioè, almeno un tempo dicevano non so, non lo so, oggi io sì. Mi sono trovato a proprietario di questa casa a mia insaputa, mi hanno ristrutturato il soggiorno a mia insaputa, ho trovato dei soldi sul conto a mia insaputa. E vabbè. Questi conti furono la piattaforma finanziaria per far riciclare la maxi tangente, la più grande tangente mai scoperta nella storia della Repubblica italiana. Questi conti videro impegnati da una parte il magistrato di Mani Pulite, che vogliono capire in che termine fosse stata passata nella lavanderia Iova questa tangente sopra il denaro, dall'altra parte in Vaticano. Si mostra all'epoca per depistare il magistrato di Mani Pulite. E questo è Vaticano Spagna. Ve lo dico perché è un libro di rottura ed è un libro che mi apre tutta una serie di porte e mi porta, scusate il gioco di parole, a entrare in contatto con delle persone che evidentemente decidono che la misura è come, perché qui non abbiamo i figli di Marco Pannella, con tutto rispetto, che passano le carte a tutti. Non abbiamo infiltrati dell'Uruguay Vaticano che portano via dei documenti. Cioè non abbiamo delle posizioni non ideologiche, ma delle posizioni precise rispetto a quello che è la religione cattolica, no? Ma qui abbiamo della gente di fede, dei cattolici, dei cristiani, persone che vivono loro in Vaticano, che di fronte a quello che vedono, sentono, patiscono, ascoltano, leggono, ritengono che la strada è quella di far conoscere a tutti non quello che accade. E così per circa un anno io ho lavorato raccogliendo documenti, approfondendo, facendo interviste nelle Filippine, in Venezuela, in Siria,
ricerca, di contestualizzazione. In sua santità ci offre non solo quello che diceva il nostro osservatore, ma come dire, ci offre sicuramente una prospettiva di quella che è l'attività, il rapporto tra gli Stati, no? Tra lo Stato del Vaticano e gli altri Stati, l'Italia, la Germania, la Spagna, la Cina, gli Stati Uniti. Cioè, ci sono il dietro le quinte delle relazioni tra questi Stati, perché noi al Vaticano pensiamo soprattutto come, come dire, teocrazia, invece quello è uno Stato come tutti gli altri, esercita, anzi più di altri, forse determinate pressioni al quale faceva accenno. E sì, e poi c'è un... cioè sono queste pagine scioccanti su quello che accade in Vaticano, e quindi ci sono le congiure, ci sono le cospirazioni, ci sono le denunce di interessi, di opacità, c'è chi denuncia casi di corruzione al Papa, chi scopre che il presepe di Piazza San Pietro ogni anno costa 300.000 euro realizzarlo, chi non trova nel giro di taluni quello che c'è scritto nel Vangelo. E poi ci sono delle pagine inedite sui grandi scandali che hanno, che affliggono la Chiesa del mondo. Penso alla vicenda del generale di Cristo, che viene con delle testimonianze importanti nel libro, che viene retrodatato al 2003, quando l'assistente di Marcel Massiale, cioè il fondatore del legionario di Cristo, va in Vaticano per denunciare il leader del legionario di Cristo di abusi, di molestie, di ogni genere di cosa, ma né Sudano, segretario di Stato dell'epoca, né Giovanni Paolo II, a suo dire, lo vogliono ascoltare. E qui ritroviamo quello che diceva Corazza, cioè che i legionari di Cristo hanno avuto copertura in Vaticano in anni insospettabili e impensabili. Ma io condivido, nel senso che per me le pagine più interessanti sono quelle dei tentativi di influenza e di ingerenza sullo Stato italiano. C'è la pagina dell'ICI che proprio ripercorre anche la battaglia dei radicali, e che vediamo il nostro ministro Tremonti che trova accordi con allora, all'epoca, nel settembre del 2011, presidente dello IOR, per evitare che la Chiesa italiana sia costretta a pagare gli arretrati dell'ICI dal 2005, anno in cui una persona vicina a Riccardi presentava un esposto all'Unione Europea ritenendo che quelle esenzioni ICI violassero il principio di libera concorrenza degli esercizi commerciali. Il principio di libera concorrenza è un principio della pietra angolare nel regolamento della società immaginata da chi ha costruito la nostra Unione. Poi, in estrema sintesi, quindi per un anno ho fatto un lavoro di ricerca, poi è uscito il libro e c'è stata la tensione muscolare che conosco tutti. Cioè, stiamo parlando di traffico di fotocopie, poi, attenzione, già stiamo parlando di pedofilia, di riciclaggio di denaro sporco, di morti ancora non chiarite, di donne, ragazze scomparse. Qui stiamo parlando di traffico di fotocopie. E quindi c'è stato tutto un movimento mediatico per appassionare, con scarsi risultati, per appassionare e capire le fonti di notizia. Come se fosse importante capire se un giornalista, scrittore, tanto la sua fonte è un cuoco, un giardiniere, un idraulico, un falegname, un maggiordomo, un autista, un padre, no? Cioè non credo che voi vi poniate questa domanda quando leggete un articolo importante di inchiesta su un giornale. Vi chiedete se quello che è scritto è vero e se quello che è scritto è vero ed è interessante. Ma evidentemente la criminalizzazione delle mie fonti è stata un tentativo per spostare l'attenzione, guardare il dito nella luna. Poi se sia stato un cuoco o un maggiordomo, un attimo. Uno
perché se non fosse così, allora se avesse qualcuno rubato l'originale, ci sarebbe forse da chiedere come mai e perché una persona, delle persone hanno soltanto dei documenti dal 2006 ad oggi, negli ultimi 6 anni, perché i documenti del mio libro partono dal 2006 e nessuno si accorge. Cioè, vogliamo dire veramente che l'appartamento del Papa qualcuno ha portato via delle carte negli ultimi 6 anni e nessuno si accorge? Evidentemente non sono state portate via delle carte, non sono state fotocopiate, come accade sempre. Allora io mi autodenuncio che negli ultimi 20 anni ho ricevuto fotocopie di documenti riservati di ogni tipo. Di ogni tipo, e meno male, ma che è sicuro che tutti questi documenti riservati di ogni tipo che ho ricevuto sono finiti sui giornali o nelle televisioni dove ho lavorato, ma sono tenuti nei cassetti. E voglio darli a chi ha avuto l'interesse e l'attenzione di leggere, no? Però qui è interessante il fuoco, è stato il fuoco, il certone, è stato lì. Cioè chi ha dato il cartello? Perché è importante, capito? Io pensavo fosse il Papa. Questa è una bella provocazione, anche perché quest'uomo, ne parleremo in maniera più diffusa, faccio uno spot pubblicitario lunedì sull'infedele, quest'uomo di chi sentiva il malumore, il mal di pancia, questo maggiordomo, no? Di chi seguiva ogni passo, ogni battuta, ogni disagio nella sua quotidianità. Quest'uomo che hanno arrestato è la persona più vicina fisicamente, intendo, nella quotidianità di Santo Paolo. Era indispensabile questo arresto. Non lo chiedo a Staderini perché i radicali sono garantisti, ma al di là di questo, era indispensabile questo arresto? Era indispensabile lanciare una granata in uno stadio? Perché di questo stiamo parlando. Abbiamo a che fare con un criminale incallito? O abbiamo a che fare con un cristiano cattolico incensurato che per dei motivi da capire ha deciso di rendere noto delle cose che gli passavano sotto gli occhi? Magari se guardiamo le cose che gli passavano sotto gli occhi possiamo iniziare a capire perché tra un rapporto di fiducia e la propria fede abbiamo scelto la seconda. Perché l'ipocrisia viola la fede. Gli amici dell'OAR sono agnostici, atei. Io ho accettato il loro invito, ma qui non si tratta di essere pro o contro. Io non voglio questa divisione, nemmeno loro, ma è ovvio, ma lo dico, se no non sarebbe venuto, non conoscendo come lavorare. Qui si tratta di confrontarsi sulle cose. Giornalisti e scrittori cattolici, penso ad Antonio Socci, che magari qualcuno di voi conosce, Mancuso, molti leggendo questo libro hanno scritto dicendo che nel mio libro non c'è una parola contro la Chiesa e contro la fede, perché io non ho una posizione, come dire, storica, politica. Io faccio un altro mestiere, il mio lavoro è fare il cronista e darvi dei fatti, poi ognuno fa le proprie valutazioni. Questo è un lavoro molto semplice. Noi siamo degli artigiani, degli artisti. Ci diamo un po' di reali, ma siamo gente che fa un lavoro molto semplice, difficile da fare, perché far emergere queste storie non è semplice, ma semplice nella sua rappresentazione. Era indispensabile andare in carcere, non avevo neanche le celle, non ci sono neanche le celle. Le celle le hanno aperte da poco, ma sapete perché? Allora, dovete sapere che in Vaticano non c'erano le celle di detenzione fino a poco tempo fa. Poi nell'aprile del 2010 hanno introdotto il reato di riciclaggio. Meno male, dico io, meno male, perché pensare che prima non ci fosse il reato di riciclaggio in qualsiasi stato appartenente al vecchio continente, per me è una cosa impensabile, considerato che Banca Italia indica del 10% i soldi, il PIL delle organizzazioni mafiose nel nostro paese.
però lì non era reale. Poi per non finire nella lista grigia dei paesi canadesi, sul punto di vista finanziario, hanno fatto la legge di riciclaggio. Allora hanno detto, se però dobbiamo arrestare qualcuno, non abbiamo accesso. Non possiamo dare ai magistrati italiani, alla politica italiana, come quando arrestiamo qualche ladruncolo dei musei vaticani che porta via il portafoglio, perché dare alla magistratura italiana qualcuno che riciclia denaro, sporca lo yacht, avrebbe degli scenari un po' pericolosi e scivolosi. E quindi hanno ristrutturato le cantine della gendarmeria, hanno ristrutturato e hanno fatto qualche cella dove è finito il maggiordomo. Poi il passo che ho finito, l'ho concluso, dove è stato lì per 2 mesi, dove è stato lì in isolamento. Guardate che se voi andate a Solicciano, o che in qualsiasi carcere dove c'è i settori dedicati ai mafiosi, a 41 bis, il mafioso ha diritto a un'ora di socializzazione, no? Cioè il mafioso è consentito a confrontarsi con i suoi compagni. Questo è censurato, accusato di furto aggravato, di fotocopia. È stato 2 mesi in isolamento. E allora forse c'è da chiedersi cosa è accaduto, no? E soprattutto cosa accadrà. E questo libro cosa significa nella storia della cultura romana? E cosa cambierà? E perché il Santo Padre ha continuato a fare pubbliche dichiarazioni di sostegno al segretario di Stato di Cortone? E in più in generale, se è normale, e passo la parola al nostro moderatore, se è normale, quanto c'è scritto nel libro accada nell'indifferenza collettiva. Grazie. Dunque io passo la parola a Mario Saverini, che è segretario dei Radicali Italiani, allacciandomi al punto in cui è stato detto che non è un libro contro la Chiesa, Chiesa come istituzione religiosa, non è un libro contro la fede, è estremamente inopportune che accadono nell'indifferenza collettiva. Grazie a te e grazie anche agli organizzatori, perché vedere in piena estate una sala così gremita con tante persone in piedi, e devo dire che mi dispiace, è sempre un piacere. So che Gianluigi tira molto e quindi prendo atto di questo, ma credo che sia qualcosa di più. E quel qualcosa di più è questo libro. Allora, io devo dire, in questi anni ho sempre con attenzione visto le nuove uscite editoriali su libri e altro che riguardavano comunque Vaticano, Chiesa Cattolica, altro, sia perché sin da piccolo ho fatto parte di quel mondo, nel senso io ho avuto un'educazione come molti in Italia in un istituto cattolico dai francescani, e peraltro sono stato anche, come si dice, nell'ambiente cattolico, un militante in Cristo. Chi fa la cresima, chi poi diventa catechista praticamente è un militante in Cristo, perché conosce quello che è non tanto la fede quanto un messaggio secondo il Vangelo cui vivere. Però tra i tanti libri questo ha un fatto molto diverso. È un evento nel nostro paese di quelli che si ricordano una volta ogni 30 anni, per il semplice motivo che qui ci sono delle carte. Se voi andate nelle pagine iniziali, in fondo in particolare all'appendice, già solo queste basterebbero per giustificare il perché questo libro è stato un evento, lo sarà nei prossimi anni ed è un elemento di conoscenza. Perché quando Nuzzi dice che ha fatto il suo mestiere, ha fatto il giornalista, io dico, beh, è certamente vero. Anzi, io mi chiedo cosa è successo in tutti i decenni precedenti e dove erano i giornalisti. A mia memoria qualcosa di simile quando negli
negli anni, sul finire degli anni 70, sull'Europeo venne pubblicato un elenco di tutti gli immobili del Vaticano, degli enti ecclesiastici sud di Roma, sì, fatto peraltro era America, mi sembra, all'epoca, e quel direttore di quel giornale, di quel settimanale all'epoca, di quel periodico, fu dopo due numeri mandato via. Dopo di allora, sì, ci sono state ricostruzioni, ma mai qualcosa che in maniera così sistematica ha cercato di ricostruire una realtà. La realtà che in questo caso, e il titolo del libro è perfetto, è lo Stato Città del Vaticano. E chi lo incarna? Cioè il pontefice, che è il sovrano di uno Stato che ha scelto di essere uno Stato come ai tempi di Luigi XVI, in cui l'età se moi, diceva il re, perché tutto appartiene, anche a livello patrimoniale, appartiene al pontefice e quindi al sovrano di quello Stato. Personalmente è stata una grande soddisfazione. Quando Gianluigi ha detto non pensavamo che dopo lo Iorio, ovviamente per lui è stato un incidente retorico perché sicuramente avrà dubitato in questi anni, ma quando ha detto non pensavamo, dopo quello che è accaduto con lo scandalo Calvi, Banca Ambrosiano, che si potesse ripetere qualcosa di analogo, beh, sicuramente non ha trovato noi radicali a pensare la stessa cosa. E rivedere documentato quanto per anni da radicale abbiamo cercato di denunciare e di portare avanti in tutte le sedi, beh, è stata non una soddisfazione, ma è stata una conferma di quanto andiamo dicendo da anni, cioè che questo paese difetta soprattutto di un problema, del problema della conoscenza. Cioè, tante persone oggi qua significa che c'è una voglia di conoscenza perché c'è un gap, una mancanza di conoscenza su un fenomeno molto importante nel nostro paese come è lo Stato Città del Vaticano. Per cui innanzitutto grazie a chi ha voluto, personalmente secondo me è un grazie a chi ha voluto dare informazioni a Gianluigi Nucci, e grazie allo scrittore che ha poi abilmente ricostruito e dato anche un senso a quelle carte. Ma se andiamo a vedere nel dettaglio a cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco soprattutto alle prime, che ricordate, le prime reazioni da parte vaticana dopo l'uscita del libro erano quello di denunciare Gianluigi Nucci, non so neanche se è mai stata fatta questa denuncia, i suoi sodali, così venivano descritti, perché responsabili di crimini appunto quello di passaggio di fotocopie. Allora a me la prima reazione che è venuta immediata è stata quella di dire che ci sono certo dei crimini e dei criminali probabilmente da perseguire, ma sono quelli che emergono da queste carte, perché quando c'è scritto ed è documentato e non è smentito da nessuno che un ministro della Repubblica, il ministro dell'Economia, con una procedura di infrazione, quindi anche di livello internazionale, aperta da parte della Comunità Europea nei confronti dello Stato italiano. Perché? Perché lo Stato italiano aveva fatto delle leggi tali per cui le attività commerciali gestite da enti ecclesiastici, quindi parliamo del turismo, parliamo dell'istruzione, parliamo della sanità, quindi parliamo del core business delle attività economiche che girano intorno al Vaticano, bene, la procedura di infrazione aperta dalla Comunità Europea nei confronti dello Stato italiano per causa delle favori fatti a questi enti ecclesiastici, troviamo documentato che c'è un ministro della Repubblica italiana che, almeno visto che non ha smentito, avrebbe indicato al pari grado, al responsabile, diciamo, degli affari economici vaticani, qual era la soluzione per fregare non solo lo Stato italiano, ma soprattutto le leggi, e le leggi anche quelle comunitarie. Cioè gli diceva, guarda, per evitare il fatto che voi dobbiate pagare, non tanto che lo Stato italiano debba pagare una sanzione, quanto che voi dobbiate pagare e ridare indietro quello che in questi anni non avete pagato, cioè le tasse per le attività commerciali che invece un altro italiano che fa un'attività turistica invece deve pagare, beh, potete fare A, B o C. E poi accade A, B o C. Cioè viene descritto temporalmente quello che è accaduto, cioè come si è brigato anche attraverso le pressioni in Commissione Europea, si è brigato per riuscire a fare in modo che slittasse il procedimento di condanna nei confronti dell'Italia e affinché anche il Parlamento italiano affrontasse la situazione in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Beh,
se non ci sono reati qua o se non ci sono reati da cercare qua, dove sono? Così come quando da questi documenti che sono pubblicati e dalla ricostruzione storica emerge che la Polizia Vaticana, cioè la Polizia di uno Stato, viene e fa le proprie indagini, fa pedinamenti, fa controlli su cittadini italiani nello Stato italiano, senza che nessuno oggi vada a chiedere conto di questo. Beh, questa è l'altra notizia che si nasconde dietro questo libro, cioè tutto quello che doveva accadere non è accaduto. Ad oggi mi risulta esserci esclusivamente una inchiesta indirettamente collegata, legata diciamo al Gotti tedeschi, cioè a quello che doveva essere l'uomo che faceva pulizia nello IOR, che invece su memoriale, non voglio neanche sapere perché, quali conti interni sono stati fatti lì, però nascono e partono delle indagini. Vediamo, magari mi sto sbagliando, ci sono tante procure in Italia che forse stanno indagando e stanno verificando quello che su tanti altri fronti si fa. Intercettazioni? Beh, intercettazioni non si sono mai fatte, non si sono mai sentite, a parte qualche caso particolare, rispetto a quelli che sono stati, anche come figure istituzionali, responsabili di quello che oggi io ritengo essere stato un crimine. Allora, questo credo è la grande verità. Una evidente, l'altra per adesso ancora sopita, che questo libro ha portato e sta cercando, io credo, di alimentare in un percorso che è un percorso storico e che ha comunque un punto, secondo me, forte, che è un punto di faccia politica, che è un punto politico rispetto al quale dovremmo tutti quanti prendere delle considerazioni per fare delle valutazioni, ovvero lo Stato Città del Vaticano è qualcosa che fa del bene allo Stato italiano, alle democrazie mondiali, che fa del bene alla stessa Chiesa Cattolica, oppure no? Questo è un libro che spiega che cos'è lo Stato Città del Vaticano, lo spiega in maniera organica, spiega le lotte interne, spiega le capacità e le possibilità di influenza sulle altre democrazie che sono in giro per il mondo, in particolare la più vicina, l'Italia. Allora, noi sappiamo che lo Stato Città del Vaticano è uno Stato che è nato esclusivamente grazie all'Italia, anzi grazie a Benito Mussolini nel 1929, grazie a un trattato internazionale. Il 20 settembre dell'870 si era liberata la Chiesa Cattolica per prima, ha ragione Nuzzi quando dice qua non c'è niente contro la Chiesa o contro la religione, neanche io sono il primo a dire che sono anticlericale per religiosità, perché credo che l'attenzione al potere e al denaro che c'è stata nello Stato Città del Vaticano è quello che ha rovinato anche quello che dall'interno della Chiesa Cattolica può esserci di buono, come all'interno di qualsiasi istituzione sociale, comunità sociale. E allora, noi abbiamo uno Stato Città del Vaticano, in sintesi, che è stato creato nel 29 grazie a Benito Mussolini, che gli ha concesso un pezzo di terra, uno Stato deve avere un territorio, dopo che nell'870, dicevo, si era liberata la Chiesa Cattolica per prima, ma le opinioni pubbliche cattoliche, non solo quelle italiane, quelle europee, hanno salutato come liberazione. Alessandro Manzoni, il cattolico Alessandro Manzoni, salutò come liberazione la fine dello Stato Pontificio. Perché? Perché sapevano che se un Papa deve fare il capo di Stato, farà politica, perché gli Stati nascono per fare politica. Ma allora, nonostante questa premessa, poi andiamo a vedere in concreto. Noi scopriamo che c'è uno Stato Città del Vaticano in cui tutto il potere è in mano al sovrano, il potere giudiziario, il potere esecutivo, il potere legislativo. Quando non danno il riconoscimento finale all'antiriciclaggio, alle norme internazionali dello IOR e di altro al Vaticano, perché lo fanno? Beh, perché tanto secondo l'ordinamento, la Costituzione del Vaticano, e il Papa può in ogni momento ritirare a sé qualsiasi causa. Il caso del maggiordomo come finirà probabilmente? Con il Papa che avvocherà a sé la causa e deciderà lui secondo la sua giustizia, che non è la giustizia divina, ma secondo loro potrebbe essere anche la giustizia divina. Abbiamo uno Stato in cui praticamente c'è una monarchia elettiva fatta di gente cooptata dallo stesso monarca, in cui si vota una volta ogni morto di Papa e in cui letteralmente così, e in cui alla fine arrivano a uscire fuori anche le contraddizioni,
voi sentite parlare sempre della famiglia. Allora, sapete come si dà la cittadinanza allo Stato Città del Vaticano? Ci saranno 1.500-2.000 cittadini. Allora, se tu nasci, di meno, no, sono 1.000-1.500, se tu nasci nello Stato Città del Vaticano, non sei cittadino del Vaticano. Benissimo, capita anche in Italia agli stranieri. Ma se tu nasci figlio di un cittadino dello Stato Vaticano, beh, tu dici, cavolo, sarai cittadino vaticano? No, perché anche lì deve essere il Papa che deve dire sì, va bene, a te ti riconosco figlio di cittadino vaticano, una cittadinanza vaticana. Se tu ti sposi con un cittadino vaticano, caro, siamo nel regno dove la famiglia viene prima di tutto, basata sul matrimonio, la moglie del cittadino vaticano non è cittadina vaticana, deve dipendere dal Papa che gli dica sì. Questo per farvi capire come in quel sistema, questo Stato, che è una monarchia assoluta, è praticamente il cuore dell'assolutismo. Diciamo così, lo Stato più assoluto che c'è, neanche alla Mecca una Chiesa è Stato, ebbene questo Stato è al centro dell'Occidente, cioè delle democrazie occidentali, è, scusate la parola forte, una metastasi, non solo per la Chiesa Cattolica, e poi vedremo perché, ma nei confronti delle democrazie nel mondo, perché questo Stato siede all'ONU, siede all'Unione Europea, ha diritto di parola, ha diritto di influenza. Se siamo arrivati a 7 miliardi di persone nel mondo, ed è quello il vero problema, la bomba demografica c'è nel mondo, è perché il Vaticano, l'ONU, l'Unione Europea, insieme ovviamente anche ad alcune parti fondamentaliste dell'Islam, mette il veto a qualsiasi controllo, a qualsiasi politica di educazione sessuale. Non dico di controllo delle nascite, ma di educazione sessuale. Ricordate le lotte in Africa con il condom, con i vescovi che bruciavano il condom lì in piazza? Allora, questo è il problema che secondo me politico va posto dopo che questo libro ha fatto emergere questa verità, e deve essere un problema che in qualche modo noi italiani ci facciamo carico. Noi abbiamo regalato al mondo, e abbiamo regalato anche purtroppo ai cattolici, questa forma di Stato assolutista, che peraltro, detto da noi, è anche lo Stato capitalista per eccellenza, perché è uno Stato in cui tutto quanto i movimenti sono movimenti finanziari, di denaro, non sono previsti sindacati, niente, quindi non ci sono neanche le lotte sociali, e quindi alla fine è proprio il capitalismo per eccellenza, quando poi sentiamo invece criticare i sistemi di ogni altro tipo. Allora, cosa fare? Noi sappiamo che questo Stato Città del Vaticano viene alimentato da noi, in maniera tale per cui ha consentito, insieme ad altra serie di leggi, di cui poi parleremo probabilmente, ha consentito una svolta autoritaria all'interno della stessa Chiesa Cattolica, perché oggi tutto quello che accade nella Chiesa Cattolica Italiana dipende dalle gerarchie vaticane e di riflesso dalle gerarchie della Conferenza Episcopale. Nessuno lo sa, pochi lo sanno, ma la Conferenza Episcopale Italiana è l'unica Conferenza Episcopale al mondo, cioè la riunione dei Vescovi, in cui il capo della Conferenza Episcopale, attualmente Bagnasco, non è eletto dai Vescovi. In tutto il mondo i Vescovi eleggono il loro capo. Una forma di democrazia. Anzi, chi risale ai primi 300-400 anni del cristianesimo sa benissimo che la Chiesa è stata la più grande democrazia del mondo. Perché? Perché anche il Papa e il Vescovo veniva votato da tutti, perché ha avuto una grande forza, e qua mi dispiace, gli amici del Duar magari mi vedranno come un cantore del cristianesimo delle prime ore, però perché ha avuto una grande forza e ha spazzato l'impero romano? Perché le donne, gli schiavi, votavano per eleggere il Vescovo e per eleggere il Papa. Neanche nell'antica Grecia lo schiavo o la donna votava. Allora, noi abbiamo consentito un processo opposto, il processo per cui oggi abbiamo il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana nominato dal Papa, anziché eletto dai Vescovi, e quindi ha un potere di controllo diretto. Abbiamo la capacità di essere il megafono in tutto il mondo, grazie alla RAI, che è pagata con i nostri soldi, ma fa i servizi, c'è RAI Vaticana addirittura, una bella struttura, e lancia in tutto il mondo i messaggi integralisti, devo dire, sulla morale e sulle libertà da parte delle gerarchie vaticane, e abbiamo i singoli preti in giro per l'Italia che sono tutti quanti dipendenti da chi? Dalla Conferenza Episcopale, che autorizza tutto di loro. Come fa un prete a guadagnare i soldi? Può fare il prete. Prima prendeva la congrua, Mussolini diceva i soldi te lo dà direttamente allo Stato, loro con il nuovo concordato l'hanno eliminato, adesso chi te li dà? Te li dà la Conferenza Episcopale, se non gli va bene non te li dà. Premesso, le suore i soldi non li prendono quelli dell'8 per mille delle vostre tasse. Seconda questione,
come le può fare? Lo fa con l'insegnante di religione? L'insegnante di religione pagato da noi lo puoi fare solamente se il vescovo ti autorizza. Vuoi fare il cappellano militare? Vuoi fare il cappellano delle carceri? Anche lì ci vuole l'autorizzazione, quindi anche le fonti di reddito del singolo prete, che gli darebbero un po' di autonomia, dipendono dalle gerarchie. Allora, questa è la responsabilità che ha lo Stato italiano. Allora, quello che io credo dovremmo porci come priorità politica, ovviamente non sull'immediato, ma per la stessa Chiesa Cattolica, ci sono gli Alessandro Manzoni anche oggi, noi ci dobbiamo porre la necessità di riconvertire in altro lo Stato Città del Vaticano, con un processo legale, democratico, in Italia e in tutto il mondo, che consenta di appunto convertire in altro e eliminare, e liberare, come fu già nel 20 settembre, la stessa Chiesa Cattolica di questo orpello che è il potere, perché dove c'è Stato, dove c'è potere politico in senso tradizionale, anche se confessionale, c'è sempre alla fine il tentativo di, una volta si invadevano, ma di comprarsi i territori, gli stati limitrofi, e ci sono le lotte di potere interno, che sono le lotte di potere, altro fatto molto interessante, descritto all'interno di questo libro. Di documenti emerge una solitudine di
di Ratzinger, non tanto come sostegno, parlo del sostegno, parlo della, di come molte cose lui non manca fuori. Io seguivo la vicenda di Pino Boffo, ricordate, l'ex direttore dell'Avvenire, no? Accusato da Giuliani Feltri, accusato, insomma, viene, come dire, accusato di predicare bene la zona armata, no? Dopo che avevano scoperto, che lui era stato condannato per molestie telefoniche, aveva patteggiato una pena e dava lezioni di morale sull'Avvenire agli usi di Berlusconi. E Giovanni Fetti disse, ecco, da una parte c'è questa sentenza del molestie di Boffo, dall'altra parte Boffo da queste lezioni, non è una contraddizione, e allegò sul giornale questo documento, dicendo, c'è anche un'informativa di polizia giudiziaria dove si legge che Boffo è attenzionato come noto omosessuale. Questa informativa di polizia giudiziaria è una balla, e da qui venne fuori il discorso del metodo Boffo, della maniera del fanno. Ebbene, da parte sua Boffo è stato in silenzio e ha scritto delle lettere al Papa dopo che aveva raccolto quelli che lui ritiene gli elementi forti, gli indizi tali per cui indicare negli autori di quella che è stata una congiura che ha portato poi ad armare la mano di Feltri come un documento falso, no? I congiurati li indica nel direttore dell'osservatore romano, il professor Giovanni Maria Bianchi, e sullo sfondo un buon Bertoni. E delle due l'una anche qui. Allora, o Boffo dice la verità, o dice una balla. Allora, se dice una balla, non si capisce che ormai dopo questa lettera è stato reintegrato nella grande famiglia dei giornali cattolici, perché oggi è il direttore della Lingua dei Vescovi di San Fiorino. E se dice la verità, non si capisce perché, dopo queste accuse così importanti, due o tre più vicini, parlando di collaboratori del Santo Padre, cioè il segretario di Stato e il direttore dell'Osservatore Romano, sono rimasti esattamente l'opposto. E a me ha fatto specie, su questo caso specifico, leggere che alcuni colleghi vaticanisti attenti hanno scoperto che praticamente durante il caso Boffo al Santo Padre arrivava una rassegna stampa edulcorata dagli articoli che riguardavano questa vicenda. Cioè, quanto sa, allora vi racconto un altro retroscena. Quando di recente Santo Padre è venuto a Milano per la giornata delle famiglie, no? È arrivato, c'è stato un incidente col cerimoniale, perché praticamente il primo incontro con i milanesi era fissato in Piazza Duomo, c'erano previste tre poltrone sul sagrato del Duomo. Una era per il Santo Padre, una per il Cardinale Arcivescovo di Milano e l'altra per il Sindaco. E il cerimoniale del Comune, una mezz'ora prima della cerimonia, un'ora prima, quando praticamente il Santo Padre è arrivato all'Inate, è arrivata la notizia al cerimoniale del Comune che il 6 non essere 3, 4 non 3, perché dietro la testa di Ratzinger ha fatto capolino quella di Bertone. Poi il giorno dopo sui giornali io mi sono tranquillizzato perché ho letto tutta la stampa, ha detto che Ratzinger aveva voluto portare Bertone come segno di continuità tra i due di assoluta condivisione delle posizioni. Però, vedete, se era una scelta del Santo Padre, doveva essere una scelta fatta da tempo, e quindi il cerimoniale aveva tutto, come dire, i tempi per organizzarsi. E poi c'è di più, perché io ho parlato con una persona che ha parlato con il Santo Padre a Milano, questa persona è una persona seria, per bene. Mi ha detto, sai, io sono rimasto stupito
non aveva mai parlato con Ratzinger. Sono rimasto stupito dalla bontà negli occhi di quest'uomo, ma sono rimasto soprattutto stupito perché io negli occhi di quest'uomo ho letto della paura. E a me ha sorpreso questo fatto. E allora mi sono detto, ma magari si sbaglia. Poi riguardo le carte del libro e trovo la lettera di Nicolás, del teologo spagnolo Nicolás, che è il capo dei gesuiti nel mondo, cioè stiamo parlando di una delle persone più importanti della grande famiglia cattolica, che parla in maniera tranchant di quello che oggi è la cura romana, dove, per ripetere le parole di Ratzinger, forse proprio Ratzinger parla di ambizione umana al potere, no? E Nicolás condanna la gestione di queste cure romane. Poi vado a presentare il libro a Roma, sono in una bella, ho parlato con una collega americana, facciamo una chiacchierata in intervista, e io delle persone a farsi firmare il libro, e sono tutti terrorizzati, noi questi, perché terrorizzati? Non perché sono persone come noi, perché c'è gente che lavora là dentro, non sa, lei che mi ha pubblicato un documento che avevo scritto io per Diga No, è tutto vero quello che avete scritto, non è come scrivere, no, guarda, mi dispiace, devo andare via. Cioè delle situazioni, c'è una cappa che io non fatica, non solo a condividere, ma a capire. E c'è una quantità di segreti inutili. Cioè, pensate che persino lo Iolo, la parte del Papa, il bilancio dello Iolo è segreto. Perché il bilancio della banca deve essere segreto? È l'unica banca del Vaticano deve essere segreto. Può lo ride, perché si darà mille risposte. Ma io mi ricordo del passato, mi ricordo quando nella sentenza per l'omicidio di Calvi, la sentenza della Corte d'Appello di Roma, scrivono che gli imputati vanno assolti per l'omicidio Calvi, ma dicono i giudici della Corte d'Appello di Roma, dicono è accertato che negli anni '80 lo Iolo ha riciclato, se volete, ingenti somme di denaro di Cosa Nostra. E anche lì uno dice, vabbè, è passato. Poi negli anni '80, poi negli anni '90 troviamo ad Argentina un condisegnale, un frequentatore di certa politica romana. Poi andiamo avanti, adesso abbiamo Ettore Gotti Tedeschi, che viene cacciato dalla presidenza di New York come un ladro, come un illusionista, il peccato che pochi mesi prima aveva scritto a Santo Padre, ha scritto una lettera drammatica nella quale si vedava, confidava la sua paura di essere ucciso. Ma è normale, sarà un pazzo Ettore Gotti Tedeschi, che ha fatto la perizia psichiatrica, sarà un pazzo il nostro maggiordomo che decide di rendere pubblici certi documenti, sarà pazzo Viga No che rinunciava a congiurare i suoi danni dopo aver fatto pulizia nei conti del Vaticano e come premio è stato interrotto la sua opera di pulizia ed è stato spedito a Washington, lontano dalla cura romana. Ci sono tutti questi pazzi, ma la pazzia, guardate che parlare la parola pazzia per chiudere una pagina di un libro che non si può leggere, è brutto, vuol dire tornare indietro, quando c'erano i manicomi, si mettevano le donne che erano rimaste incinte e per chiudere lo scandalo e far tacere le bocche si facevano sparire le donne. Sono brutti segni, e ne abbiamo tanti, alcuni li ha detti, il nostro amico radicale ha parlato delle incursioni della gendarmeria che è un fotosegnale, ma c'è di più, c'è l'ospedatura di chi partecipa alla manifestazione, c'è stata la manifestazione dove un ragazzo che ha avuto la disgrazia di chiamarsi Orlandi e di avere una sorella che è sparita senza un perché, fa una manifestazione a Roma, città capitale del nostro paese, e c'è un paio di gendarmi della Polizia Vaticana che fanno le fotografie dei partecipanti alla manifestazione.
e la schedatura delle persone che partecipano alla manifestazione ci porta indietro in anni che nessuno vuole vivere, credo, no? Ma soprattutto perché qui parliamo della polizia straniera, ma non esiste nessuna parte del mondo. Ma se noi mandassimo dei carabinieri a Parigi a fare le foto ai partecipanti di una manifestazione, non so per cosa, ci farebbero quello che in termini tecnici si chiama DSO, a questi carabinieri, farebbero il trattamento sanitario obbligatorio. Invece da noi tutto passa come se fosse normale. Pensate che quando si trova di uno spagna, che poi quel passaparola che per un autore, per me era, è il piacere più grande, che un successo, che un libro ha successo perché uno lo legge, lo segnala, lo consiglia, lo regala. Il passaparola taglia le gambe a qualsiasi logica di marketing, no? Ebbene, quindi ho avuto un grande successo, ma all'inizio Vaticano Spa, nessuno scriveva di Vaticano Spa. Io l'ho dato da un direttore di un quotidiano, chiedendogli così insomma una recensione, una cosa per farne parlare. E lui ebbe tra le mani una delle prime copie di questo Vaticano Spa, lo sfogliò, mi guardò negli occhi e mi disse una frase che è stato un colpo alla bocca dello stomaco. Mi guarda e mi disse: guarda, non mi avrei mica messo nei ringraziamenti. E lì capisci che tu sei solo. Sei solo fin tanto, vuol dire, che la gente proprio ti sostiene. Ti sostiene con quel libro, non ti vede le tue ricerche. Ecco, io vi dico solo questo e chiudo. Non pensate che l'informazione sia inutile. Non pensate che dopo i libri di denuncia non succede niente. Non è vero. L'informazione sono le gocce che fanno, rompono la roccia. Dopo Vaticano Spa, proprio il cardinale che citavi tu, Pagnasco, incontrando le persone in Vaticano, tra le quali, ahimè, anzi è lui la mia fonte, ha incontrato queste persone e ha detto: sì, questo libro. E poi ha detto una frase, eravamo a giugno, disse, ha detto, però questo libro ci permetterà, questo proprio il linguaggio loro, ci permetterà di ristrutturare enti che fanno più ombra che luce. Voleva dire cacciare la noia dello yoga, infatti a seconda la noia è stato catapultato via dopo 20 anni allo yoga, perché lo yoga non è come Unicredito, la filiale qui nel Monte Paschi, dove tu vai al lavoro e poi vieni trasferito, vai in un'altra banca, ma se tu entri allo yoga e con un carico apicale, cioè è un torrione proprio. Cioè, immagino la banca del Vaticano come una banca dalle pareti trasparenti. No, quello lì è un torrione, cioè ha le basi larghe 9 metri, cioè entrare è impossibile. A meno che per noi è stato l'inizio, non sei politico, anche gli insegnanti avevano un torrione, anche Geronzi aveva un torrione. Conto Fondazione San Vino, ecco, questo non ho verificato se esistesse o meno, ma credo sia importante. Comunque, tornando a chiudo, non è vero che l'informazione non serve, cioè non rinunciate all'informazione, poi magari prendete i libri, non prendete i libri, prendetene altri, leggete quello che volete, ma non rinunciate all'informazione, non è vero, non è vero. Il traffico di fotocopie è un nostro diritto. Grazie. Yeah.
Sì, grazie. Credo che questo ci permette anche di capire come mai, tutti noi ci chiediamo ogni tanto, ma come mai i politici sono così genuflessi nei confronti del potere Vaticano? Prendiamo i grandi temi, le coppie di fatto, il testamento biologico, tematiche su cui anche i politici più navigati leggono i sondaggi. Sono sondaggi che danno gli italiani al 60, 70, all'80% a favore a seconda del tema. E allora perché contro la loro interesse, contro la loro convenienza, si mettono ogni volta appunto nella impopolarità? Beh, ci sarà un motivo, il motivo come al solito è l'interesse. Come dicevo prima, io prima di diventare segretario della Lega Italiana, da radicale, mi sono imbattuto, essendo di Roma, in alcuni piccoli casi che piano piano andando a scavare sono diventati dei grandi casi, che sono la spiegazione del perché i politici d'Italia hanno questa genuflessione nei confronti del Vaticano. Non è vero che è per una questione di voti. I voti la Chiesa Cattolica è disposta a ben pochi, potranno essere 5-6%. Probabilmente diverso è la capacità che ha la Chiesa Cattolica, ma neanche le parrocchie, di poter spostare i voti dei piccoli, diciamo i voti di preferenza. La politica italiana purtroppo ha preso una piega per cui negli enti locali, nei comuni, nelle province, nelle regioni c'è il vero potere economico, perché una volta che i ministeri hanno finito di diciamo, regalare i clientele, di spendere la spesa pubblica con cui la politica si è comprata il consenso, il luogo vero è stato quello del contraccettivismo, quindi alla fine stanno un po' tutti d'accordo, i comuni e le regioni dove girano tanti soldi, e alla fine i comuni e le regioni hanno incominciato a tentare la linea anche alla politica, al partito nazionale. Pensiamo, alcuni partiti importanti vedono il proprio, la propria politica condizionata dalle componenti locali. Perché? Perché appunto le componenti locali muovono soldi. E allora le componenti locali nelle regioni, nei comuni, come si vota? Si vota con le preferenze. E votandosi con le preferenze bastano piccoli gruppi di voti, quelli che magari le parrocchie o alcune organizzazioni, la Lombardia c'è Comunione e Liberazione, da altre parti ci sono analoghe associazioni, riescono a spostare quei 2-3 mila voti di preferenza decisivi per essere eletti. Ma i veri settori su cui il Vaticano fonda il suo potere, a mio avviso, sono quelli che sono di business. Noi abbiamo il Vaticano che è il grande proprietario immobiliare italiano, quindi è un player determinante in un settore centrale dell'Italia, che è quello dell'edilizia. È il principale operatore turistico, io chiamo come Vaticano, perché io dico Vaticano sempre? Perché comunque tutti i 2000 enti ecclesiastici che ci sono in Italia hanno la necessità che per essere riconosciuti avere al loro interno un esponente della Conferenza Episcopale Italiana. Come vi ho detto prima, è l'unica conferenza delle altre del mondo che è nominata direttamente dal Vaticano, e quindi c'è una capacità di fare sinergia, di fare una politica comune. E questo è quello che ho scoperto quando per 18 mesi feci consigliere municipale a Roma, ma mi fruttò molto in termini di visibilità. Andai da Sant'Oro, sono andato da Sant'Oro più quando ero consigliere del centro storico di Roma che da segretario dei Vaticani. Perché? Perché venivano da me, era il 2006, venivano da me tutta una serie di famiglie, sessantenni, settantenni, disabili, sfrattati dalle case che avevano abitato per 30-40 anni nel centro di Roma, che erano le case della città del Vaticano, delle varie enti vaticane, direttamente l'Assa ad esempio, oppure gli enti ecclesiastici. E venivano da me dicendo: guarda Mario, noi siamo venuti, come in tante altre città d'Italia, nei centri storici, quando i centri storici erano abbandonati, le case erano considerate ultra popolari, perché? Perché il centro non era stato rivalutato, non c'era riscaldamento, i bagni erano fuori dalla casa, perché erano case molto antiche. Allora questi qua, pur di non perderle, sai, una casa, un palazzo abbandonato, poi per metterlo in manutenzione ci vogliono parecchi soldi, lo davano a questi poveracci, che pagavano effettivamente poco. Pagare a Roma un affitto di 400-500 euro a 100 è molto poco. E scoprivo che nel 98, con la fine dell'Eco Carne e con la rivalutazione dei centri storici, erano partiti tutti sfratti non per morosità, ma sfratti per finita locazione. Cioè, questi dicevano: benissimo, arrivederci, grazie, si è chiuso il contratto, me ne andate, neanche vi facciamo
un'offerta maggiorativa rispetto a quanto citato. E questi, capite, venivano buttati via, espulsi, non avevano i soldi di guadagna 400 euro, chi paga 400-500 euro al mese di affitto e guadagna di pensione, una pensione sociale, non ha la possibilità di rimanere nel suo ambiente. E io quindi, pur essendo uno che difende la proprietà privata, in questo caso, siccome sapevo che non pagavano le tasse con questa roba, li considero tuttora profitti di regime, e quindi ho difeso almeno queste persone, facendo conoscere quello che accadeva. E le persone hanno piano piano compreso che quella scusa per cui le tasse non le pagano perché fanno beneficenza veniva meno. Ma poi si è compreso perché queste case gli servivano. Gli servivano perché abitare nel centro di Roma, nel centro di Ancona, nel centro di un'altra città importante, a Piazza Navona, a Campo dei Fiori, a Piazza di Spagna, oggi un dirigente di un ministero, magari un dirigente del Ministero dei Beni Culturali che poi deve firmare un finanziamento per una chiesa, per un palazzo, per un vescovato, un giornalista che magari fa informazione e può condizionare l'opinione pubblica, non ha i soldi per comprarsi una super casa a Piazza di Spagna o per pagarsi un affitto a Per Giulia. E allora queste case sono state usate in maniera simoniaca, cioè per comprarsi la classe dirigente italiana. Subito dopo, infatti, è emerso lo scandalo Propaganda Figlia, ad esempio, in cui abbiamo visto come c'era un passaggio diretto di denaro, ma non solo tra politici, di tutto un ambiente vicino. E quindi questo è una cosa che condiziona. Se è un politico, se è un potente, se è un dirigente, vuoi una bella casa, non vuoi spendere tutti i soldi che non hai, rivolgiti al Vaticano. Se è un politico che vuole fare invece dei traffici, comunque dei passaggi di denaro, c'è lo IOR. Cioè, la notizia da ultima è stata che nel conto della JP Morgan a Milano dello IOR in un anno e mezzo è circolato un miliardo di euro circolato in un solo conto che non si sa di chi è e mi sembra fosse certo che non fosse un religioso. Dello IOR si conta chi è la persona, un conto di transito, cioè parliamo di un miliardo di euro per farvi capire i movimenti. Poi c'è il settore turistico. Io a Roma mi sono piano piano reso conto che c'era una trasformazione di tutti questi conventi in veri e propri alberghi, peraltro quelli in cui non pagavano le tasse con l'ICI e altro. E questa cosa è diventata sistematica anche lì con l'aiuto da parte delle istituzioni che magari creavano, se andate sulla Roma lo vedete, un bel pullman a due piani, quelli che girano anche a Londra, e l'hanno creato per la città, facendo girare un po' come per alcuni anni come flusso comunale, e poi chissà perché lo hanno dato regalandolo all'Opera Romana Pellegrinaggi, che è quest'altro grande ente, diciamo, della Santa Sede, che però si dovrebbe occupare dei pellegrinaggi ma gestisce anche tutte altre cose. Insomma, questi sono degli elementi che vi fanno capire perché c'è un potere sulla politica. Ancora un altro? Beh, l'8 per mille. Sapete quanto è l'8 per mille ogni anno che incassa la Chiesa Cattolica? Anzi, la Conferenza Episcopale Italiana, l'ultimo anno è stato 1.160.000.000 di euro. 1.160.000.000 di euro cash che vengono dati ogni anno a partire dal 90, dal 2000 sono diventati 1.000.000.000. La politica tutta insieme, i finanziamenti dei partiti, che noi combattiamo con i radicali, quanto valgono? Tutti i partiti messi insieme hanno preso massimo 250.000.000 di euro all'anno. Tutti i partiti messi insieme, quelli prendono solo di 8 per mille, 1.100.000. Capite la differenza di proporzioni? E ancora, l'8 per mille, allora è importante far dare qualche dato. Noi abbiamo questo 8 per mille, menzione di Tremonti, e infatti non a caso ha fatto carriera, questo 8 per mille io ho tirato fuori con un'inchiesta grazie a un ragazzo, Edoardo Centinelli, mi piace citare, che è un volontario, si è messo là a fare i conti, gli avevo scritto un libro nel 2004, hanno dovuto, diciamo, aggiornare con tutto quello che è accaduto. Facciamo delle cifre. Dal 1990 ad oggi, sapete quanto abbiamo dato delle nostre tasse? Non sono qui a spiegare qual è il sistema che voglio dire per un bambino, voi lo conoscete tutti, ma sono sicuro che almeno la metà non lo conosce perfettamente, quindi andatelo a cercare perché è complicato altrimenti. Quanto abbiamo dato dal 1990 ad oggi alla Conferenza Episcopale Italiana? 17 miliardi di euro. 17 miliardi di euro cash delle nostre tasse andate alla Conferenza Episcopale Italiana. Faccio un esempio. Sapete quanto ha speso la Conferenza Episcopale Italiana, questi 17 miliardi di euro, per
fare cosa? Per costruire nuove chiese. E siamo nel paese che ha la più grande percentuale di rapporto tra cittadini e chiese, per tradizione da sempre. Ebbene, in questi 20 anni la Conferenza Episcopale Italiana ha speso 1,5 miliardi di euro per costruire nuove chiese. Nello stesso periodo l'edilizia popolare da parte dello Stato è arrivata a zero. Allora, se tu costruisci 1,5 miliardi di euro per nuove chiese, attenzione, come sono di 8 per mille, ma poi arrivano quelli che danno i comuni, le regioni, gli oneri concessori, significa che in Emilia Romagna tu hai dato 200 milioni di euro per costruire queste chiese. E il cemento chi te lo vende? La cooperativa rossa ti vende il cemento, poi lo può vendere all'industriale e se in quel terreno fa una chiesa lo vende la chiesa. E allora beh, c'è una dipendenza economica, ma ancora sull'8 per mille, ed è questo il vero scandalo su cui dobbiamo intervenire. Noi abbiamo una legge oggi che già prevede la possibilità che l'8 per mille venga ridotto. Sapete perché? Perché l'articolo 49 della legge che ha istituito l'8 per mille dice: qualora il gettito, sai, l'hanno fatto nel 90, non sapevano quanto era la cifra, qualora il gettito aumenta troppo, riducete l'aliquota. Tu lo puoi fare da solo, governo, insieme alla CEI, ma senza dover modificare il concordato. Ebbene, nel 1990 la Conferenza Episcopale incassava 200 milioni di euro, che era la cifra che aveva incassato negli anni precedenti per pagare i preti e per costruire un po' di, diciamo, per riparare un po' di chiesa. Siamo arrivati, a partire dal 2000, a superare il miliardo, cioè 5 volte quant'era la cifra iniziale. Nello stesso periodo lo stipendio di un prete è semplicemente raddoppiato, cioè le spese per i preti all'inizio erano 200 milioni su 200, poi sono diventate attualmente 400 milioni su 1,1 miliardi. Tutti gli altri soldi che ci fanno? Ci hanno costruito le chiese, che è stato un modo per loro per controllare il territorio, ma anche per assecondare la devastazione del suolo che abbiamo avuto in Italia in tutti questi anni. E come, su cosa ci hanno fatto soprattutto? Sono aumentate di 5 volte, che cosa? Le spese per iniziative nazionali gestite direttamente dalla Presidente della CEI. E sapete quali sono queste spese per iniziative nazionali? Quelle che loro chiamano di pastorale o catechesi, ma in realtà sono di propaganda culturale e politica. Le associazioni che costituiscono, vi ricordate il Comitato Scienza e Vita? Quel comitato che combatté ovunque e da cui sono nate le finette, gli altri, i tecnici del referendum sulla fecondazione assistita, quel comitato era stato costituito dal forum delle associazioni familiari cattoliche, tra cui il Movimento per la Vita, quelli che lottano contro l'aborto, anzi contro le donne che provano ad abortire. Bene, hanno preso i soldi, prendono ancora oggi i soldi dalla Conferenza Episcopale Italiana, volevano i soldi dell'8 per mille, soldi che non vengono, ovviamente, l'ho detto prima, dati naturalmente alle scuole. Sì, si dice che ci hanno fatto il voto di povertà, però voi donne, considerate quanto c'è questo e quanta discriminazione comincia ad esserci, non una lira dell'8 per mille vale, perché le scuole non possono avere lo stipendio come i preti. Allora, questo per dire cosa? Oggi c'è una possibilità. Noi lo scorso anno, dice bene Mussi, l'informazione, la costanza, io aggiungo anche le denunce, l'iniziativa politica, portano a dei risultati. Noi abbiamo avuto anni in cui i radicali, ad esempio gli uffici, hanno fatto le denunce, hanno fatto le inchieste, hanno fatto sapere, grazie alle chiese, grazie a Santoro, che non c'era beneficenza dietro il privilegio di non pagare le tasse, e quando lo scorso anno dovevano fare le tasse per tutti, ma non per i radicali, beh, è stato un buon gioco, ma dopo però un lavoro di anni, da una parte avendo la denuncia che faceva pressione all'Unione Europea, dall'altra questa pagina che si è creata di questi ragazzi, il Vaticano paga tu, sono arrivati a fare 200.000 persone che dicevano mi piace su internet, circolava l'informazione, tutti i giornali sono stati costretti a parlarne e alla fine Monti, che non sarà certo un nemico del Papa, però ha dovuto cercare di limitare i danni e cambiare la legge. Certo, la legge ormai ha, diciamo così, elimina il privilegio solo per le attività turistiche, però è stato un tentativo. Lo stesso possiamo fare sull'8 per mille. Noi abbiamo scritto una lettera al Presidente Monti per dire parti direttamente tu, dimezza l'8 per mille, si è passato da 200 milioni di euro a 1,1 miliardi, la legge lo prevede, allora a questo punto fai direttamente tu la dichiarazione. Allora, questo è quello che si può fare, però bisogna stare attenti sempre ad avere le cose precise, a non
sulla questione ICI. Io ho fatto una polemica lo scorso anno con il direttore, anzi, a Venire ha fatto una campagna contro di me, con il direttore Tarquinio, perché avevo usato dire che questi non pagavano ICI nell'attività commerciale. Allora, che era un bugiardo, che era un massone, era fino ad attenzione, però un bugiardo, un calunniatore. Poi che faccio? Mi metto come le ieri la telecamera, vado a Milano, in un istituto che sapevo che c'è un consigliere, noi abbiamo un consigliere che non è per legare, capace. Mi ha dato le carte e mi ha fatto vedere, guarda, questo qua non paga. Io sono andato là per vedere se era vero che rientrava nei requisiti. Il requisito era, è un ostello per premi. Ostello per premi, quindi non si paga giustamente i premi perché devono pagare anche loro un'attività. Ma là c'è la suora che mi dice, no, no, ti do la stanza, io dico, sono qua per lavoro, sono un prete. Mi dà la stanza, mi dice che gli italiani vengono da tutto il mondo, io faccio vedere questo video, fortunatamente passa nei telegiornali e da Avvenire, calunnia, calunnia, e tira fuori dei bollettini in cui c'è scritto, no, caro Spadellini, sei un calunniatore perché è quel bollettino di pagamento dell'ICI. E guarda, questo è il comune di Milano, mi hanno spiegato, mi hanno fatto fare la prima di merda, tutti che mi prendono in giro. Poi hanno fatto l'errore di pubblicare anche il codice del conto corrente, del bollettino. Lo do quelli del comune che venivano, sì, guarda, è vero, l'hanno pagato, ma riguardava due negozi che stanno fuori, c'è cioè, un periodo che stanno usando. A quel punto, oggi c'è la notizia. La notizia è che il comune di Milano, da sempre accappato, mi viene a dire che ha appena erogato 300.000 euro di sanzioni per mancato pagamento di ICI solo a quell'istituto, là, 300.000 euro di sanzioni. Allora, c'è la possibilità, però bisogna essere precisi perché altrimenti ti fregano. E allora io su questo però rivendico anche un fatto. San Francesco. Quando mi sono trovato a confrontarmi con Tarquinio in televisione, io ho potuto battere facendogli notare una sola cosa. In 800 anni non c'è un papa che ha scelto di chiamarsi come San Francesco. Non esiste papa Francesco. Perché? Ma è così? Perché? Beh, perché ve lo immaginate uno con la capezza d'oro, con la catena, come Fisichella e gli altri, e che si chiama Francesco, avrebbe dovuto cambiare. San Francesco diceva, una cosa è vivere secondo la Chiesa di Roma, una cosa è vivere secondo il Vangelo. Allora, su questo io credo noi possiamo farci forza anche di tanti cattolici per cambiare queste cose. E un fronte che credo che Gianluigi ha tanto approfondito, un po' nel libro, ma penso anche in altre cose, è quello della sanità, e che spero che possa in futuro tornarci, perché sulla sanità quello che sta accadendo in Vaticano è una cosa incredibile. E nei prossimi giorni spero che in qualche modo qualcuno avrà il coraggio di farvelo vedere quello che hanno fatto la Roma. E chiudo su questo, scusate la lunghezza, ma ci tengo perché non ci sono altre occasioni per farlo sapere. Avete presente la Basilica di San Paolo? È ritenuta un patrimonio dell'UNESCO, sta là da 2000 anni, è bruciata, poi l'ha ricostruita, accanto a un terreno molto grande, dentro c'è ancora da fare gli scali, è una villa romana. Cosa hanno fatto? Hanno preso e a un certo punto mi vede costruire una cosa da 25.000 metri cubi. Era una serie di critiche del Bambino Gesù, si chiamava Bambino Gesù, hanno trovato dei giornalisti che mi dicono il Bambino Gesù. Questi hanno costruito 25.000 metri cubi senza nessun permesso, coprendo la Basilica di San Paolo, che non la vedete più, e lo hanno fatto perché vi dicono che loro è un terreno extraterritoriale, cioè non può entrare un poliziotto. Quando io faccio le denunce, il procuratore della Repubblica mi dice, ma che cosa posso fare? Ho fatto un'interrogazione grazie a Maurizio Turco, al ministro Frattini, e mi dice sì, hai ragione, però vediamo. Ecco, ci hanno risposto pochi giorni fa e sono risposte clamorose quelle che hanno dato questi ministri. Però per farvi capire come una volta loro davano terreni ai palazzinari, adesso sono diventati dei veri e propri palazzinari. Diciamo che ci sono i microfoni, sono stati iniziati, non c'è, 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 non c'
Io invece volevo chiederle, la trasmissione che lei ha fatto sulla serie, lui è toccato, ha fatto tre puntate, si è visto 10 ok, e poi sono interrotta e riceveva un milione di share, come tre giorni, non ho motivo ancora per quale motivo si inserì. La seconda domanda, basta. No, la domanda poi la faccio. Ok. E l'altra domanda che volevo fare, so che è stato citato sulla serie, ma non sono interessato con Andrea, che è l'infedele, e volevo vedere, volevo sapere, scusa, un po' anche, volevo sapere se lei, in quella trasmissione dell'infedele, gestita da Gabriele, che vuole fare sempre giornalista, ma da quant'altro, o da un ministro, perché porterà questa battaglia che lei ha denunciato, ha fatto informazioni attraverso i suoi libri, ha 300 satellite per l'anno, oppure utilizzerà, diciamo, questo cartaceo per crearsi un suo curriculum vitae, magari all'interno della trasmissione di visita per l'infedele, non so come è, che dovrebbe fare, e con l'informazione schietta, vero? Sono sincera, e abbiamo trovato, diciamo, non imbarazzante quello che sto dicendo, insomma. Guardi, la ringrazio per questa domanda, per queste due domande le rispondo in modo senso. Io a livello non farò un giornalista perché non faccio, né la balletta né il cantante, quindi forse veramente quello che credo di ricevere di fare. L'intoccabile è finito, sono state 10 puntate, la 7 ha deciso di non rimandare in onda a settembre, ottobre. Non c'è una dietrologia. Se ci fosse una dietrologia non sarei rimasto lì, evidentemente. Vi assicuro che ho ben investigato su questo profilo. Certo, dopo l'uscita di Sua Santità, il fatto che non mi abbiano riconfermato il programma è come dire un po' suonare sospetto. Aveva anche un milione di audience. Aveva un milione di telespettatori, lei è generoso, alcune puntate sono andate molto bene, altre sono andate meno bene, anche perché adesso abbiamo un concorrente su Sanremo, purtroppo per un altro video che ascolto. E poi le ricordo una cosa, a me dispiace di non fare gli intoccati, però non è che vado da Candelaria a fare un intervista, perché io posso avere le mie idee, ma c'è stato Rini, giusto che esprima le sue idee, giusto che esprima Berlusconi, cioè i politici hanno le idee, io faccio queste idee adesso, cioè non credo che voi mi chiediate delle idee, delle opinioni, no? Cioè, io ho un taglio diverso, cioè, mi chiede più informazioni, ecco, e quindi magari qualche volta dico delle cose, ma più che altro cercherò di portare delle notizie, da te che naturalmente sono previste una serie di inchieste per riferire San Marino Lunga, no? Un montaggio di 50 minuti e 50 minuti per bisogno di tempo. Quindi continuerà inchieste su questo mondo. Continuerò qui. Inchieste e io che se lei avrà la voglia lunedì, cos'è il 3? Lunedì 3, di accendere la prima puntata di inferenza, avrà una sorpresa molto interessante. La vedo. Sto lavorando a distanza perché i miei ragazzi sono a Milano e non mi hanno messo la bocca perché non sarei rimasto. Un programma costa dei soldi, è andato anche Santoro che ovviamente ha preso lo spazio, ci sono le elezioni, ci sono tanti discorsi dietro le scelte editoriali di questi. Ma non mi convinco, nel senso non mi interessa perché io so come andare, e se lo sono andato diversamente. Poi la domanda è cosa farò con questa. No, che continuerà a fare queste inchieste, non magari ruoli di secondo piano solo per l'immagine che lei si è creato tra i suoi libri, per creare lo scenario della trasmissione. Io sono battuto un po'. Un poltronirsi. Io forse non sono potuto fare di queste carte, io potevo andare in Vaticano, guardate, trovando questi documenti, penso che mi interessa, grazie, ce l'ho, mi avete. Mi ha dato la
io che credo che certe storie raccontate in questo libro con carte del Vaticano facciano male soprattutto alla fede, ti allontano dal Vaticano, dalla Chiesa. Certo, proprio questa posizione, lo sai che molti giornalisti prima di farli giornalisti adesso non hanno più la parola in televisione, anche poi ci viaggi, quindi lo contanello. Ci viaggi, non c'è più, se vogliamo, dico divertente, tragicomica, amara, e lo so se sempre.
No, mi stavo dicendo, io ho scoperto che la rappresentazione è transnazionale. Beh, sapevo, e uso un termine perché ci siete qua voi che avete poco applicato il partito di transnazionale. Allora lì ha un significato di un partito che supera i confini dettati tra gli stati, ma che la raccomandazione di transnazionale è un po' allucinante. Vi racconto in breve cosa è successo. È successo che un monsignore dell'appartamento del pontificio, credo monsignor Gheo, aveva a cuore per un attimino un giornalista, un giovane giornalista provenuto. Allora ha scritto a Gianni Letta, all'epoca sottosegretario della presidenza del Consiglio, se ne è andato questo giornalista. Gianni Letta ha chiamato il direttore dell'ANSA, che tra l'altro era prima non solo per l'agenzia di stampa italiana, che ha il lancio di giornale, no? Ma è anche una, come dire, la presidenza del Consiglio è cliente dell'ANSA, cioè la presidenza del Consiglio dà dei soldi ogni anno all'ANSA. Quindi già di letto, sotto segretario della presidenza del Consiglio, che ha scritto al direttore dell'ANSA segnalando questo giornale, ma non dicendogli che gli è arrivato a praticare. E il buon direttore dell'ANSA, incente di tutto, ha scritto un foglietto dicendo: caro Letta, caro Gianni, guarda, non possiamo assumere nessuno, mi dispiace, però non ci fido. A questo punto il nostro Gianni Letta ha preso di nuovo questa, pensate che traffico di raccomandazione ci sta in questi palazzi qui, non immagino. Allora ho preso carta e ha scritto al monsignore, ha legato la lettera del direttore del Ministero, del direttore dell'ANSA, usando nei confronti del buon monsignore un linguaggio molto curiale. E se avete la pazienza di leggere questo libro dei documenti, soprattutto all'interno, troverete che il linguaggio è importantissimo, non quello che scelgo io, ma il linguaggio loro, dove spesso, diciamo che l'ipocrisia emerge. Però dice: monsignore Verdissimo, come vede la sua fiducia è ben riposta. Se dice bene che avete fatto bene a chiedere a me, io mi sono dato da fare. Roni la mezza tutta, perché è molto bravo. Purtroppo però la situazione dell'ANSA non consente accedere. Non si può fare. Bisogna avere pazienza e aspettare. Ma sarà un'attesa vigile e operosa. Un'attesa operosa per una raccomandazione che va a salvare. E se sarà possibile cercheremo poi quello di Gemelli. Perché io ho preso la pagina giusta, quella con scritto un po' più. Cercheremo di abbreviare, cercheremo anche di abbreviare il tempo. Lo farò volentieri come ricordo. E mi saluti Erre, Ronni e Maresciallo. A lei, Messiero Gatto, un saluto dei vostri, se non c'è del mio tipo. Ecco, questa è la società, un piccolo dettaglio, come è la raccomandazione fatta. Io farò un'ultima domanda per cui diamo che anche un po' tardi. Dica. Una cosa la ringrazio per la sua chiara sorta. Secondo me è notato un certo coraggio, certamente autonomia di giudizio, non ammetterà. Allora, l'occupazione del Vaticano dovrebbe essere l'oggetto del capitalismo. Parola stranissima, ci sono poi quelli che si occupano del Cremlino, di un altro luogo oscuro. Ora, i vaticanisti italiani non sono tutti uguali, ad esempio il vaticanista del telegiornale pubblico è da bollettino parrocchiale, non avrebbe mai tirato fuori una notizia disturbante. Gli altri sono tutti di una prudenza estrema, è evidente, perché solo un altro tipo di storico, diciamo, usa le tante prudenze, sono quelli che si occupano del campo militare,
quando si parla di cose scottanti. Allora, a me interesserebbe sapere, in una sua breve sintesi, qual è stato il giudizio di questi vaticanisti che mai ci hanno raccontato queste cose in modo così duro. E poi un'ultima considerazione. Assumendo il punto di vista cristiano cattolico, che non è il mio, in modo prossimo, nel mondo c'è questa lotta tra il bene e il male. Forse è una visione provvidenziale della storia, che è una cosa che non mi piace, perché è come giocare a carte con uno che tira fuori sempre la matta. O ce l'abbiamo tutti la matta, o non ce la deve avere nessuno. Allora, se il male c'è, e loro hanno gli esorcisti, il demonio, dove andrebbe a occupare l'anima di questo giovane o andrebbe in qualche altro posto? Io trovo che ci siano dei campi bellissimi, però ai vaticanisti guardi, molti mi hanno sono riguardati il libro, poi è chiaro che ho capito di quello che discuteremo, ma poi siamo tornati a guardare il titolo, la caccia non si può sapere se era proprio l'ultimo primo documento, oppure se non è dato tanto tempo o no, sapere che se ce ne sono degli altri, allora io dico sì, ho tante fonti perché non ho mai scritto più con un'unica foto, quindi non è possibile. E sul Magnino non cambia pazienza, non c'è dolore, io sul Magnino non ho nulla da dire. Va bene, forse abbiamo già chiuso. Chiude, esatto, in maniera più bene. Beh, allora, io innanzitutto voglio ringraziare Gianluigi Nuzzi per due motivi. Il primo perché, visto che io ho il sogno di fare il suo stesso mestiere in futuro, ho scoperto almeno cosa devo fare, cioè passare per già all'epoca. E questa è un'informazione non da poco. Come fare che è? Un po' per fare che è. Comunque a me adesso faccio mandare il curriculum. E seconda cosa, chiaramente più importante e più seria,